Mi chiamo Simone Aliprandi, sono un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale da circa 15 anni. Faccio attività di formazione e di divulgazione sul tema della libera condivisione dei contenuti sul web e parte integrante dei miei corsi è questa slide con un titolo un po' ironico e provocatorio, 50 sfumature di Open, con questo schema tratto da uno dei miei libri che si chiama Creative Commons Manuale Operativo. È un manuale appunto che spiega come si applicano e si utilizzano le licenze Creative Commons. Questa slide, questa immagine spiega che appunto le licenze Creative Commons riescono a creare delle sfumature intermedie tra due estremi, che sono quelli che siamo sempre abituati ad avere, cioè il diritto d'autore, il copyright, tutti i diritti riservati, che non ci permette di fare nulla senza chiedere prima il permesso ai titolari dei diritti, e dall'altro lato, l'altro estremo, il pubblico dominio, quando questi diritti scadono e quindi finalmente l'opera diventa priva di diritti, nessun diritto riservato. Però per avere delle sfumature di grigio all'interno di questo nero e bianco, dobbiamo far leva sulla scelta del titolare del diritto, sui titolari dei diritti che applicando una di queste sei licenze Creative Commons lasciano alcuni diritti riservati, cioè si riservano solo alcuni diritti e liberano alcuni utilizzi delle opere. Quindi in realtà le sfumature di grigio di Open non sono veramente 50, ma sono 6, secondo il modello di Creative Commons, e si collocano più o meno appunto in questa fascia. Avremo delle licenze che sono un pochettino più verso la libertà degli utenti, ad esempio la attribution, la CC attribution, che è quella più libera, e poi man mano che ci spostiamo e aggiungiamo condizioni, ci avviciniamo invece più ai diritti riservati del copyright, come ad esempio l'ultima, la più restrittiva, che è la attribution, non commercial, no derivatives, cioè non permette né gli usi commerciali né le opere derivate. E conoscere questo fenomeno, questo modello permette a chi lavora nella pubblica amministrazione di agire con come dire, maggior consapevolezza e maggior anche contemporaneità, perché il diritto d'autore, benché l'abbiamo ereditato da un modello pre-digitale, sta diventando qualcosa di molto diverso, le esigenze cambiano molto e soprattutto gli operatori del settore culturale delle pubbliche amministrazioni sentono di doversi avvicinare sempre più a questi argomenti ed è per quello che io svolgo attività di formazione costante e anche di consulenza negli enti pubblici. Per approfondire questi argomenti abbiamo tantissimo materiale. Io solitamente suggerisco anche banalmente partire dalla pagina di Wikipedia che parla delle licenze open o del diritto d'autore in generale, già avremmo quel minimo di conoscenza, però vi posso rimandare ai miei libri che trovate liberamente online, quindi basta andare su qualsiasi motore di ricerca, mettere Simone Aliprandi libri, troverete un po' di miei materiali. Uno ve l'ho già citato, è Creative Commons Manuale Operativo per quanto riguarda il mondo Creative Commons. O se volete un manuale di diritto d'autore facile e comprensibile, c'è Capire il Copyright, che è un po' più un piccolo manuale di diritto d'autore. Ma la rete, vi assicuro, è davvero piena di materiali interessanti. Il mio profilo SlideShare è un'altra fonte utile perché ci sono tutte le presentazioni che io ho fatto durante la mia attività di divulgazione e di formazione. Siamo più o meno arrivati a 135 presentazioni a slide che potete riutilizzare perché io stesso applico licenze open alle mie slide e ai miei libri, quindi sono tutti i materiali che potete riutilizzare e vi invito a leggerli.